Dopo una trattativa con gli immigrati, Luigi Tannorella è stato rilasciato. Operatore della cooperativa sociale Sole, che gestisce il centro di accoglienza San Marco, è uscito dalla struttura accompagnato dal dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro, Angelo Cavaleri. Tannorella era stato trattenuto da un gruppo di 18 nigeriani, tutti uomini e maggiorenni richiedenti asilo, che dalla notte scorsa si erano asserragliati all'interno del centro situato lungo la strada statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro. La tensione è stata comunque altissima per tutta la mattinata e una segnalazione è già stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Agrigento, dove si ipotizzano i reati di violenza privata e sequestro di persona. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Salvatore Vella. I profughi sbarcati nel giugno dello scorso anno a Lampedusa, dopo un breve periodo trascorso sull'isola, sono stati trasferiti a Palma di Montechiaro. Protestano perché dopo 10 mesi vogliono essere trasferiti nel centro di Mineo, dove molti di loro hanno parenti e amici e aspettano ancora che venga loro riconosciuto lo status di rifugiati politici. Il centro ospita in tutto 26 persone, ma 8 di loro si sono dissociati dalla protesta. Secondo quanto si è appreso i rivoltosi, domani saranno trasferiti in altri centri sotto il coordinamento della Protezione Civile.